Prima di iniziare il video, fai un salto su fandomia.com e fai il tuo acquisto con il codice sconto JAX dal link in descrizione e nei commenti. E parliamo del primo episodio di Chainsaw Man, questo anime che è stato veramente attesissimo da tutti. Io ne ho sempre sentito molto parlare, ma non mi sono mai avvicinato più di tanto perché, boh, non mi convinceva tantissimo. Però, insomma, visto che c'è stato questo grande hype, poi ho detto, dai, vediamo la prima puntata. Vediamo un po' di che si tratta. E devo dire che la prima puntata ci sta. Mi sembra un po' la classica roba già vista, almeno dalla prima puntata. Mi ha ricordato un sacco Tokyo Ghoul. Ci sono un sacco di punti simili. Sembra carino, sembra carino. Poi lo studio mappa l'ho animato veramente molto molto bene. E quindi sono curioso di vedere come proseguirà. Se sarà classico, anime un po' banalotto, dalla trama un po' già vista. Ho già intravisto delle robe che appunto si sono già viste e sentite in passato, però magari potrebbe essere, insomma, un anime molto tranquillo e bello da vedere, soprattutto per le animazioni che sembrano essere tanta tanta roba, sembra essere molto splatter e questo potrebbe essere un grandissimo punto a favore. Parliamo brevemente del primo episodio, facciamo un piccolo riassunto, quindi spoiler se ancora non hai visto l'episodio. Allora, è molto semplice, c'è questo ragazzino che vive nella povertà più assoluta, il padre è lasciato con tantissimi debiti da ripagare, e questo ragazzino fin da piccolo cerca di ripagare questi debiti uccidendo i diavoli, questi mostri, queste creature che vivono insieme agli umani sulla terra. E questo è molto simile ai ghoul che ci sono appunto in Tokyo Ghoul. E questo ragazzo uccide questi diavoli grazie a un diavolo che diventa suo amico. Una specie di cagnolino che c'è una motosega che esce dalla testa. Uccide quindi vari diavoli, però vive comunque sempre nella povertà. Insomma, sembra destinato a fare una vita veramente di merda. Ma chiaramente, essendo il protagonista, un giorno tutto cambia quando incontra un diavolo che uccide lui e il suo amichetto, ma prima di morire questo piccolo diavolo si unisce al corpo di questo ragazzo che diventa un ibrido tra umano e diavolo, come in Tokyo Ghoul. A un certo punto arriva un'organizzazione che si occupa di uccidere appunto i diavoli, che sono, insomma, delle creature pericolosissime per gli umani, dato che gli uccidono. Decidono di reclutare questo ragazzo che comunque non aveva altra scelta perché o l'avrebbero ucciso oppure, come seconda opzione, unirsi a questa organizzazione per aiutarli a sconfiggere i diavoli. E quindi classico evento che cambia la vita del protagonista, come già visto in 350 miliardi altri di opere, di anime, di manga. Però vediamo, questo è chiaramente solo l'inizio. C'è tutto da scoprire, ripeto, non so nulla, non ho mai letto il manga, non mi sono mai incuriosito più di tanto. Non è che questa puntata mi ha colpito tantissimo, anzi, ci ho visto anche pochissimo di originale, però magari potrebbe essere un'opera che intrattiene soprattutto dal punto di vista dell'azione, insomma, dello splatter, queste cose. Mi piacciono, quindi vediamo come prosegue. Ripeto, per me è proprio preso da Tokyo Ghoul, almeno questa prima puntata, poi magari sarà tutt'altra roba. Ma è molto simile, è molto simile. Fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto magari chi ha letto il manga, chi è più avanti, quindi ha una visione magari più ampia di tutta l'opera. Fatemi sapere se più avanti è diverso. Io so che intrattiene molto, non so dal punto di vista della storia quanti colpi di scena, quanto può essere intrigante. Mi interessa molto sapere questo, però chiaramente senza fare spoiler, perché ripeto, sono la prima puntata, non ne so niente, vorrei proseguire per vedere un po' se mi riuscirà a colpire un po' di più in avanti. Iscrivetevi al canale, seguite live alle 15 e 21:30, magari ne parliamo anche in live. Fate anche un salto su Fandomio, link in descrizione e commenti per acquistare magliette a tema anime. Dovrebbe esserci anche qualcosa proprio di Chainsaw Man. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.